quella data proprio del 2 maggio, che insomma cade il 230° compleanno della Biblioteca dei Musei Oliveriani. Abbiamo pensato di segnalarla questa data, di raccontarla a tutta la città e di farlo con una festa, come si fa solitamente nelle feste di compleanno. Non a caso infatti i protagonisti di questa giornata saranno i bambini che leggono, i bambini che suonano e anche i bambini accompagnati dalle loro famiglie che vorranno partecipare alle attività e ai laboratori che sono stati organizzati nei pressi dell'Ente Olivieri, della Biblioteca Oliveriana, e cioè alle capanne piccine di Via delle Galligherie. Questa iniziativa è stata organizzata ovviamente da noi della Biblioteca del Museo Oliveriani in stretta collaborazione con Pesaro Segreta, che ormai è nostro partner per quello che riguarda proprio le organizzazioni di questa tipologia di eventi, e quindi no, ci aspettiamo una bella festa anche con tanti invitati. Abbiamo anche così il patrocinio dei più importanti enti della città che si occupano di cultura e con cui noi collaboriamo regolarmente, e quindi insomma ci aspettiamo che sia una bella festa con tanti partecipanti e tanta allegria. È bellissimo collaborare con lui, parlare del nostro passato, parlare in chiave pop sempre, una chiave che tutti possono arrivare a leggerla, a capirla, e questa volta per il compleanno abbiamo pensato proprio ai bambini che leggeranno insieme alla grandissima Lucia Ferrati e poi a 30 bambini che suoneranno così dagli 8 ai 12-13 anni proprio orchestrati da Chiara. Sarà una cosa bellissima, quindi 230 anni di storia di biblioteca e musei tramandati dai bambini, cioè proprio sono loro la chiave per il nostro futuro, per tramandare la cultura.